Ciao, ricreiamo di nuovo un oggetto Monkey e elimino il cubo e cerchiamo di capire di cosa si tratta. Andiamo a guardarla da vicino. Si tratta di un disegno e si vede che è un disegno piatto, ma non è completamente piatto, nel senso che se mi metto esattamente di profilo posso notare che c'è un certo spessore. E quindi gli oggetti Grease Pencil sono dei disegni tendenzialmente piatti, ma lo spessore che vedete è dato dal fatto che ogni segno che li compone è come se fosse una specie di tubo, perché lo spessore posseduto dai segni è visibile in tutte le direzioni. Quindi, anche se i segni tra di loro sono posizionati su un piano piatto, comunque hanno un certo spessore perché continuano ad averlo da tutti i lati in cui lo guardo. Per poter vedere ulteriori caratteristiche devo selezionare l'oggetto Grease Pencil e posso notare qui che ho a disposizione, oltre alle normali proprietà di un oggetto, che sono queste, con questo simboletto quadrato, scopro che è speciale nelle proprietà dell'oggetto Grease Pencil perché ha questo particolare simbolo con le curvette. Se selezionassi una luce, qui troverei le opzioni della luce. Quando seleziono la camera, qui trovo le opzioni della camera. Per un oggetto Grease Pencil trovo questo particolare tab con le proprietà dell'oggetto Grease Pencil. Quindi è un oggetto speciale con tutta una serie di proprietà. Sono molte e le vedremo in diverse lezioni. In particolare, per esempio, la prima che appare qua sono dei layer, quindi diciamo che come in un disegno, in un programma di disegno 2D, posso avere dei layer, cioè degli strati che compongono il mio disegno. Siccome questa scimmietta è un qualcosa di già pronto che Blender ci mette a disposizione per cominciare ad esplorare come è fatto, e per quello ha già due layer, per esempio, uno si chiama Lines e uno si chiama Fills, posso fin da subito capire che questo occhietto, per esempio, mi permette di nascondere un layer o mostrarlo. Quindi noto che esiste una parte del disegno che sono le linee nere che sono su questo layer lines. Se nascondo l'occhietto a fills, invece vedo che appaiono e scompaiono i riempimenti colorati. Notate anche che il bordino arancione della selezione dell'oggetto Grease Pencil cambia in base al fatto che sia o meno selezionato il livello delle linee o il livello dei fill. Se li nascondo tutti e due, il disegno scompare completamente. Quindi posso intanto, già subito da queste proprietà, capire che è un oggetto molto complesso perché, anche se l'oggetto è uno solo, Suzanne, può contenere tutta una serie di layer, che compongono i vari pezzi del disegno. Per di più, in Blender sappiamo che ogni oggetto ha varie modalità. Finché ci si trova in Object Mode, si può agire sull'oggetto nella sua interezza. L'abbiamo spostato, mosso, scalato e anche visto come si può animare una delle proprietà nella lezione scorsa. Le altre modalità a disposizione per un oggetto Grease Pencil sono queste: Edit, Sculpt, Draw, Weight Paint e Vertex Paint. Ognuna serve a fare qualcosa di diverso all'oggetto. In particolare, Edit Mode e Sculpt Mode sono, a dire il vero, anche Weight Paint e Vertex Paint, sono delle modalità che troviamo anche per le mesh. Quindi è un tipo di oggetto che ha molte caratteristiche in comune con le normali mesh di Blender. In particolare, la modalità Edit, se la selezioniamo, è quella che ci permette di modificare l'oggetto. E vediamo che appaiono delle righe in più che prima non vedevo, quindi se torno in Object Mode non ci sono queste righe. Per entrare e uscire tra Edit e Object Mode posso usare il tasto Tab sulla tastiera. Quindi entrando in Edit Mode noto queste linee. Queste linee sono i segni, gli stroke che compongono il mio disegno di Grease Pencil. Posso andare a selezionarli cliccandoci sopra, scopro che sono costituiti da tutta una serie di punti. Quindi mi avvicino e potete vedere che tutti questi punti vanno a costituire i segni. I punti, anche loro, possono essere spostati con le normali modalità di editing che ho a disposizione anche per le mesh. Ora, ovviamente valgono i soliti tasti, quindi potrei selezionare un punto e premere G e spostarlo.
E notate anche che possono essere spostati nello spazio tridimensionale, quindi in questo caso li ho spostati un po' in fuori. Se ora esco da Edit Mode e torno in Object Mode, posso notare che queste modifiche sono state effettuate e, come vi ho detto, c'è un certo spessore del segno che qui in questo segno sembra essere più piccolino. E se seleziono un altro punto e con la G lo porto in fuori, appunto, eccolo qua, possiamo notare, insomma, che questo disegno è costituito da elementi diversi. In Edit Mode, quando non seleziono nulla, questa linea grigia mi rappresenta, diciamo, la linea che corre nel centro del segno, ma posso anche fin da subito capire guardando che il segno è, costituito da un certo spessore che viene controllato in altre zone, insomma, lo vedremo con calma, però si può intuire che esiste una linea che definisce il segno e poi delle caratteristiche di questo segno. Grazie e alla prossima!